In più di un'occasione abbiamo raccontato che il territorio canavesano è patria, se può veramente dire così, di tantissimi sportivi che amano praticare le discipline più diverse. Nelle varie interviste che abbiamo presentato nei mesi scorsi abbiamo parlato di attività anche un po' più particolari, quelli che vengono definiti sport di nicchia. E tra questi naturalmente c'è anche il biliardo, una disciplina che tanti anni fa comunque era molto praticata anche nel nostro territorio, perché quasi tutti i bar avevano un tavolo da biliardo e c'era chi passava le serate o le domeniche e il pomeriggio appunto divertendosi con gli amici. Ebbene, in questo caso non parliamo di semplice passione, ma di uno sport vero e proprio, nel senso che stiamo parlando e parleremo adesso a breve con un campione del mondo, perché il canavese a partire da pochi giorni, in questo 2024, ha un campione del mondo di biliardo a 5 belli. E con noi Andrea Aragonesi. Ciao, ciao Andrea, ciao. Piacere. Piacere mio. Allora Andrea, tu volpianese, sì. Classe 1997, 26 anni ma a breve saranno 27, sei quasi vicino al compleanno. Allora, tu sei diventato da pochi giorni campione del mondo, hai vinto una finale tiratissima a Venaglia, nella splendida Reggia, che è stata teatro di questi campionati mondiali 2024. Allora, iniziamo subito da qua, cioè raccontaci di questo tuo percorso che ti ha portato a diventare campione del mondo, medaglia d'oro, una splendida coppa che abbiamo qua con noi, e raccontaci, perché tra l'altro l'atto finale è stato incredibile. Allora, parto dalla finalissima e poi faccio il percorso all'indietro, perché vabbè, sono una finalissima molto tirata, perdevo 3-1 contro, per chi non è nel settore, il più forte di tutti i tempi. Quarta. Tra l'altro era campione del mondo uscente. Campione del mondo uscente del 2022, mm-hmm. Ha vinto a Calangiano sul campionato del mondo. E quindi trovarsi sotto 3-1 contro il più forte di tutti i tempi in una forma strepitosa, perché stava giocando benissimo. Non so come sono riuscito a uscire, lui è calato appena appena, io sono andato in crescendo, ma comunque una partita giocata bene da entrambi. Certo, sono riuscito a vincere, sì, sono riuscito a vincere 4-3 alla fine. Quindi l'emozione, se lì è già tanta, lì è moltiplicata per adrenalina 1000. Ho dormito un po' meglio stanotte, era due notti che non dormivo praticamente, perché ovviamente fra chiamate e adrenalina che rimane è stata un'emozione davvero speciale. Mi permetto di dire, ho visto che anche il presidente della regione Piemonte Cirio ti ha addirittura fatto i complimenti. Ah, sì, mi ha menzionato in un post su Facebook, sì, no? Infatti sto ricevendo tanta di quei complimenti anche da autorità che non mi aspettavo avvenisse, quindi è un momento della mia vita spettacolare. Certo. Spettacolare. L'atto finale è un atto. Ok, allora diciamo che il percorso iniziava da molto prima. Diciamo che è stata un po' una favola, perché ci si può quasi fare un film, perché adesso non so, però è stata una cosa carina, perché i campionati del mondo si fanno un po' in giro per il mondo, come tutti sanno. Questa volta dove era? A Torino. Quindi? Dove sono io, quindi già quello è la prima cosa. Da casa. Quindi ero in casa. Io non avevo mai partecipato a un campionato nel mondo. Quindi prima volta? Perché per parteciparvi bisogna qualificarsi in una fase di qualificazione che avviene su tantissimi giocatori. In questo caso erano 1000 giocatori, ne passavano solo 8. Oh, accidenti. Quindi c'era quella prima fase. Però prima ancora c'è da dire che di diritto tra gli italiani partecipano al mondiale i primi, quest'anno erano 7 in classifica. Io sono arrivato decimo, quindi per un soffio non sono entrato, quindi già lì dispiace un po'. Ho dovuto fare le qualificazioni e le ho passate, vincendo 7 incontri di fila, perché essendo eliminazione diretta da 1000 per restarne 8 sono 7 incontri. E quindi già lì è stata già una mezza impresa, però fino a lì ancora non stavo a pensare campione del mondo, sai, uno gioca, cioè io di mio cerco sempre di giocare, divertirmi, andare, poi alla fine se vinci festeggi, se perdi... Hai la soddisfazione di aver fatto un campionato. Esatto, sai che ce l'hai messa tutta. Però questa cosa che fossi in casa, tutta la gente credeva in me, era una grande cosa. Quindi partecipo a questo mondiale, entro il girone azzurro per la prima volta, emozionato, tutto così. E prima partita del girone, escono i gironi da 8, ne passano 4 per ogni girone. Con chi sono nel girone? Con quarta. Quindi prima partita, me contro quarta nel girone. Subito. E ho vinto 3-1 in quella. Quindi ho vinto due volte contro quarta in questo torneo. Però diciamo che la prima partita che abbiamo giocato, lui era la prima volta che giocava, io ero già caldo alle qualificazioni, sì, lui ha giocato un filo sottotono.
Quindi ho vinto, però diciamo con un quarta non strepitoso, diciamo. Non al 100% del suo possibile. Per vincere con quarta bisogna sempre giocare benissimo, però si può dire quello. Si va avanti e nella fase a gironi non perdo più un incontro, quindi vinco 7 incontri di fila anche nella fase e mi classifico primo nel girone. Quindi 14 partite, 14 partite di fila tra qualificazione prima e girone di qualificazione e girone dopo. A quel punto lì nel girone arriviamo primo io e quarta secondo e quindi siamo nelle parti opposte del tabellone. Uh-huh. Andiamo avanti nel tabellone finale, vinco altri cioè praticamente tutto il mondiale. A quel punto lì eravamo in 64. Okay. Dopo i gironi 32. Okay. Quindi poi da lì inizia la fase di eliminazione. Okay. Diretta, dove ci sono 5 partite, ottavi, quarti, sì. Esatto. Vinco 4 partite e arrivo in finale. E poi il resto è quello che ho detto prima. Quindi sotto 3-1, dove non ero mai stato sotto in quel torneo. Okay. Se non una volta nel girone in cui ero 2-1 e poi ho vinto 3-2. Perché mai 3-1, quindi. Ma mai 3-1. Quindi prima volta sotto nel torneo e alla fine ce l'ho fatta. Quindi tutto questo a Torino in casa mia. Quindi, quindi nel totale tu hai vinto 19 partite di fila. Sì. Per diventare campione. No? 19 partite. Cioè, complimenti. Grazie. Tanta roba. Questo, diciamo, è il risultato top della tua carriera. Ma come hai fatto ad avvicinarti al mondo del biliardo? Perché non è, dicevamo prima, certo, un po' di nicchia. Uno sport che si prende, soprattutto per tu sei giovane, quindi non è che adesso come adesso i giovani si avvicinano così facilmente a quella disciplina. Fate eccezione per quelli che tipo vanno al bowling, passano la serata giocando, però più che altro a carambola, quindi un'altra cosa rispetto a quello proprio dei 5 birilli. Come ti sei avvicinato? Allora, io ho mio papà che gioca, okay. Giocava ai tempi e gioca ancora oggi, aveva messo il biliardo a casa e quindi avendo mio papà che gioca andava a fare le gare, il biliardo a casa, ho detto vabbè dai inizio a giocare, poi mi è piaciuto fin da subito e ho continuato. A che anni? In che anni? Avevo 10 anni, quindi 16 anni fa, sì, sì. Cioè adesso sono 26, quindi 16 anni fa e da lì non ho mai smesso, ovviamente poi alternando biliardo e scuola ci sono stati periodi con alti e bassi in cui giocavo di meno, ho giocato di più e così, però non ho mai smesso, ho sempre continuato, ho sempre amato. Quindi diciamo che è uno sport che hai respirato sin da piccolo. Sin da piccolo. Per il discorso, scusami se ti interrompo, per il discorso giovani posso dire che ultimamente sta migliorando un pochettino. Sì. Sta migliorando per il progetto col biliardo e scuola, mm-hmm. Si sta un po' inserendo in qualche scuola, quindi su quell'aspetto sono molto, bene. Diciamo, ottimista. Certo, quindi... Beh, il fatto che comunque dici che anche nelle scuole comunque effettivamente stanno aprendo sempre più a tutti gli sport, non solo quelli più importanti, tra virgolette, certo. Famosi, definiamo i famosi, no? Perché sono importanti tutti gli sport. Effettivamente se dici così significa che c'è anche un po' più di apertura, perché ecco, una cosa che ti chiedo e che credo che sia anche curiosa, come ci si prepara al di là del giocare? Perché la questione che ci vuole sicuramente capacità tecnica, certo. Però anche una grandissima freddezza, una grandissima preparazione mentale, perché hai raccontato tu, ti sei trovato finale di Coppa del Mondo contro il giocatore più forte, sotto 3-1, un altro probabilmente aveva detto alza le braccia, boh, alza le mani, arrivo secondo campionato del mondo contro il più forte, finisci lì. Invece è fatto a livello di testa, cosa bisogna fare, come bisogna allenarsi di testa? Ma allora, come hai detto tu, c'è una parte tecnica che è ovviamente fondamentale, cioè la forza del giocatore deriva per forza anche da lì, perché ovviamente la parte di testa incide però molto, forse anche in proporzione rispetto agli altri sport magari più fisici dove si scarica molto l'adrenalina, magari non so, certo. Il calcio, correndo magari si scarica molto, adesso non sono molto pratico ma penso no, che... Certo. Nel biliardo, essendo comunque lì, magari c'è qualche gesto di stizza ogni tanto, ma comunque si è fermi, quindi l'aspetto mentale è fondamentale proprio perché se sbaglia di un millimetro il movimento del braccio cambia tutto il tiro, quindi la parte mentale è fondamentale. Per quanto riguarda il discorso freddezza e uno può dire arrivo secondo, no, secondo me tutto deriva dalla serenità e tranquillità che si trova in quel momento. Cioè, la cosa è, io ero lì, finale di Coppa del Mondo, però ho cercato sin dall'inizio di non pensare che mi stavo giocando il titolo, che ero un campione del mondo, che ero contro quarta. Certo che sei lì e lo vedi, però cerchi, cioè, almeno io cerco sempre di fare il mio, andare, provarci fino alla fine. Se poi perdo 4-0 so che può succedere, se perdo 4-1 so che può succedere, però vado. Almeno se si perde non si hanno rimorsi, diciamo, in un certo senso. Forse non avevi quella pressione che poteva avere in questo caso un campione del mondo uscente che diceva devo vincere perché devo confermarmi. Sappiamo tutti che confermarsi è sempre più difficile che vincere la prima volta.
però probabilmente, come dici tu, avendo giocato con meno pressioni, tra virgolette, quando arrivi lì uno se la gioca, probabilmente è stato più facile, ti ha aiutato in qualche maniera. Questo probabilmente ha inciso, certo. Lui ne ha vinti due in precedenza, e avesse vinto questo sarebbe entrato nella storia a parità con quello che ne ha vinti di più. Certo. Perché comunque lui è il più titolato della storia, però di mondiale ne ha vinti uno in meno di quello che ne ha vinti di più, cioè tre. Quindi sarebbe andato al pari. Però diciamo che anche lui comunque come mentalità penso abbia questa. Cioè non è questione, ma arrivati a quel livello secondo me penso sia necessario. Se no, se uno va lì a dire devo vincere per forza, penso che sia quasi impossibile vincere. No, certo. Anche perché il livello degli avversari è veramente molto alto. Ecco, una cosa che ti chiedo, perché prima a telecamere spente parlavamo e dicevamo il biliardo, soprattutto questo tipo di attività, è molto forte in Italia, ci sono giocatori forti, è molto diffuso rispetto ad altri paesi. E anche questo, sotto questo punto di vista, per quanto riguarda le gare, gli impegni, quanto un atleta come te è impegnato nel mondo dell'agonismo e delle partite di biliardo? Allora, il biliardo 5 birilli è praticato maggiormente in Italia e in Argentina. Okay. Queste sono le due nazioni in cui si gioca molto di più. Poi le altre nazioni si gioca anche, si sta diffondendo, ma un po' di meno rispetto a queste due nazioni. In Italia è dove è maggiormente diffuso. Infatti i giocatori più forti sono ancora italiani, anche se il livello estero sta crescendo, ma sono ancora italiani. Di gare ce ne molte, fortunatamente, quindi a livello agonistico se uno vuole approcciarsi completamente può farlo, ovviamente poi c'è sempre un aspetto economico in cui deve giocare, lavoro e... Però diciamo, il professionismo... Sì, diciamo che se uno è ai massimi livelli ci può vivere, diciamo, quello si può dire, però uno prima deve arrivarci e poi si può fare i conti, non si possono fare i conti prima, diciamo. Però è comunque bellissimo perché ti permette di girare in tutta l'Italia, vedere posti sempre nuovi, conoscere gente nuova, è una roba stupenda. Per un ragazzo nuovo che sta crescendo come te di 26, quasi 27 anni, effettivamente è una bella esperienza, anche quello di poter fare allo stesso tempo un qualcosa che ti piace, la tua passione, e vedere i posti nuovi, conoscere gente e appunto e anche crescere sotto il punto di vista agonistico, perché certo. Ripeto, un'esperienza come quella di un campionato del mondo sicuramente ti fa fare anche un salto qualitativo personale importante, immagino. Sì, un salto sì, a livello anche umano comunque, sì. Perché è un'esperienza che ti resta per la vita, poi in questo modo sicuro, cioè, penso che sia irripetibile una cosa così in casa, tre ore, cioè una roba da film secondo me. Ci hai detto prima che effettivamente è solo inizi a dormire a renderti conto, ma nel momento in cui hai fatto il punto decisivo, che cosa hai trovato? Ho scritto anche un post su Facebook oggi, perché era tre giorni che ho risposto a telefonate e tutto, cioè, per i complimenti, non avevo avuto ancora tempo di ringraziare ufficialmente, diciamo, con un post. E ho scritto proprio questo, nel senso che per abitudine io cerco, almeno perché ho visto che per rendere comunque meglio e per essere più contento quando gioco, di pensare non al risultato, a quello che raggiungo una volta raggiunto quell'obiettivo, diciamo, ma di pensare alla partita come divertirmi, andare avanti tiro su tiro e giocare una partita come se fosse una semplice partita in sala. Certo. Quindi con quella serietà ma anche con quel divertimento che approccia in sala, perché secondo me è il modo migliore per giocare più sereni e giocare anche meglio forse. Quindi diciamo che io sono arrivato all'ultimo set facendo tre capolavori, diciamo, e chiudendo l'ultimo tiro ancora con quella mentalità lì in cui cercavo di non pensare a cosa avrei fatto se avessi vinto. Quindi praticamente io ho finito la partita e sono rimasto, anche nell'intervista che mi hanno fatto, ero senza parole, cioè nel senso, cosa si prova a essere campione del mondo in quel momento? Non ho detto praticamente niente. Non te ne rendi così conto del fatto che... Sì, ma non metabolizzi subito, cioè l'unica cosa a cui stai pensando sono ancora i tiri che hai fatto prima, non a quello che sei dopo. Sì. Perché tu fino a lì hai giocato, non sei ancora campione del mondo fino a lì, quindi uno te lo chiede e tu dici sono contentissimo, ma di più non sai, poi te ne rendi conto con tutte le persone che ti scrivono dopo. Hai fatto dei tiri eccezionali. L'ultimo set ho giocato benissimo, sì, vabbè. Arrivavo da una rimonta, quindi c'è da dire che io ero carichissimo, lui un filo meno, ma era tutto bene, l'ultimo set era tutto bene, ha fatto partita, una roba stupenda. Da incorniciare, forse sì. La partita più bella della tua vita a questo punto? Sì,
Sì. No, per, perché può esserci altri. Sì, cui... sì, per il modo in cui ho reagito, per tutta la partita penso di sì. Sì, sì, penso proprio di sì. Vabbè, una bella, diciamo così, una bella carica, una bella botta di adrenalina anche per il futuro. Infatti, difficile, questa è la domanda forse più semplice, anche un po' più noiosa, che sì, fanno i giornalisti, ma uno diventa campione del mondo e quindi sei proprio sul tetto del pianeta, massimo. E adesso che cosa ti aspetta o che cosa ti aspetti tu dal mondo del biliardo e in questo caso da quello che sarà il tuo proseguimento della carriera? Ma ti posso dire che ancora, cioè, cerco di non pensarci, nel senso che cercherò di restare sempre con la mia mentalità, cioè se vado a giocare sempre allo stesso modo, non da campione del mondo. Poi certo che la gente magari li tratta diversamente. Infatti, ti affronteranno in maniera, ti guarderanno con un occhio completamente diverso. Sì. Non perché tu prima fossi meno forte, ma oggi tu sei il campione del mondo, quindi gli altri probabilmente daranno non il 100%, daranno il 150% contro di te. Può essere, saranno sfide nuove, però cercherò sempre di restare allo stesso modo. Quindi giocare divertendomi, sempre uguale, non con l'idea di dover difendere un... Non così, spero di no. Sì, sì. Quindi futuro, io se posso mettere tra parentesi, studio anche architettura. Infatti volevo chiederti. Cercherò di finire anche quella, pian piano la sto finendo, sono l'ultimo anno di magistrale. Okay. Solo che con gli ultimi impegni di questi periodi io ho un po' rallentato la chiusura della laurea. Cercherò di finire anche quella e poi vedrò. Diciamo, con questo mondiale qua sono uscite molte nuove prospettive, quindi... è da valutare un attimo, se mi dici cosa farò onestamente ancora non lo so, quindi siamo in una fase di ancora decidere ampiamente qual è la strada da percorrere. Senza dubbio, come dici tu, non è facile, infatti avrei voluto chiederti quanto è difficile riuscire a gestire la vita di tutti i giorni con uno sport come il biliardo, che comunque alla fine appunto è impegnativo, ti porta a girare, a gare, eccetera, non è cosa facilissima. Sì, poi faccio anche l'istruttore, quindi anche lezioni, però tolto quello, architettura cioè è sempre stata, diciamo, da quando ho iniziato una bella scuola di organizzazione, diciamo, che mi sono dovuto fare a me stesso per cercare di mandare avanti le due cose, perché architettura, non so per chi lo sa, comunque funziona molto anche a lavori di gruppo, progetti, certo, lavori di gruppo, sì, perché sì. L'essenza, diciamo, del progetto, e quindi ho avuto sempre a che fare con gruppi e poi con il mio altro mondo, diciamo, che è quello del biliardo, quindi è sempre stato un po' difficile da conciliare. Periodi in cui ho giocato molto poco, in cui ho giocato un po' di più, in cui ho giocato molto poco e così via. Adesso stavo giocando un po' di più. Era un annetto che avevo rallentato l'università per giocare un po' di più e fortunatamente i frutti si sono visti. Anche se non è detto che uno si gioca un po' di più, quello lì è sempre da vedere, però fortunatamente è stato così. Beh, diciamo che il percorso che hai fatto fino ad oggi, lo vediamo qua davanti, ti ha portato sicuramente a un risultato eccezionale. Andrea, noi ti ringraziamo perché ci hai raccontato veramente nella maniera migliore, si vede l'emozione, hai fatto trasferire l'emozione che hai vissuto, che stai vivendo ancora adesso, perché quello sicuramente è bellissimo, il fatto di fare uno sport che piace e raggiungere risultati del genere, e allo stesso tempo anche di averci fatto conoscere quello che è uno sport che in tanti abbiamo conosciuto prima appunto di iniziare questa intervista, che chiacchieravamo dicendo anche la cinematografia nazionale e internazionale ha posto il biliardo molte volte in film importanti, La Stangata, Il Signor Principale, per farne accettare qualcuno, solo di pochi, solo due di tanti, scusate, in realtà, film dove le stecche sono state protagoniste. Noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ci rivedremo più avanti. Grazie mille, vi ringrazio per questa bellissima opportunità. È stato bellissimo e divertente. Grazie a te, perché veramente ci hai regalato un momento, secondo me, importante. Perché noi parliamo sempre di quanto sia bello e quanto sia valido il nostro territorio, che ha tantissime ricchezze, sia a livello architettonico ma anche umano. E tu sicuramente sei una di queste ricchezze umane che ha dimostrato oggi, oltre ad essere un campione come giocatore di biliardo, sia anche un campione come essere umano. Grazie. Grazie davvero. Alla prossima. Grazie Andrea.